palleggio, Tezzanis in attacco da Ross Westbrook, marcato da Rodney Green, va fino in lunetta, sospensione, tiro, non bersaglio però, sulla palla ci va comunque da Ross che realizza, rimbalzo da Ross, quasi la strappa alla Wall, vedo le cose in chiaro, l'appoggio sotto per da Ross, sportellate contro Pjeric, del quale ha più statura, perde palla, arrivano quasi rubata loro, da Ross, McConnell, i tagli sotto, taglia Buscagi, McConnell si libera per il tiro 3, liberi francamente da 3, 13-6, cresce il vantaggio, da Ross, semigancio a sinistro, palla corta, ma la Wall c'è, lo tengura, l'uno contro uno di Casper Ware, che termina con una tripla sul ferro, però rimbalzo da Ross, intanto siamo di coach Armaglio, già 12 per Odin Green nel 23-16, da Ross in avvicinamento, si gira, si prende la stoppata, corre, e con lui il campione Italia Junior. Westbrook per da Ross, libero da 3, decide di cambiare mattonella, sbaglia il tiro. Dare le idee, quindi buona la scelta di Ramagli. Sì, sì, sono d'accordo anch'io per il cambio, è che lui che deve mettersi sereno, lui è bravo perché riesce spesso anche da una gara negativa, sbaglia invece un canestro tirando nuovamente la partita. Due bombe riportano avanti di 6. Fischio arbitrale, l'overs invece su Ferrero. Il blocco di Bucevicius, si costruisce il tiro da 3, netto. 35-31, l'entrata di Green, non c'era doppio, lo lascia ragazzi a McConnell, strepitoso l'entrata di Ferrero, fallo, vediamo cosa dice l'arbitro, alla carica del settimo Cavalleggeri per una Verona lanciata da Ross, sportellate con Martinoni nel cuore dell'area, va in sospensione Mano Mancina, bravo, ora preferisce presentarsi, 1-35 da giocare. Well per Martinoni, da Ross difende su di lui, si gira, gancione sinistro che non va, rimbalzo di da Ross, sono un po' nel pallone, si allunga il parziale, è esattamente di 20-2, Rodney Green, fuori dai 6-25, palleggia, si avvicina, Pjeric, è la sua mattonella da 3, finché tira col 62% da 3 Verona non deve temere nulla, intanto da Ross si ferma, schiaccia la palla intera per la Wall, via tutti per l'isolamento, uno contro uno con McConnell che manovra, 49-44, da Ross, sportellate, si prende il fallo di Martinoni, Verona vuole allungare questa serie, ci prova da 3 punti da Ross, solo ferro ma c'è un fischio arbitrale, le lunghe leve di la Wall, 6-0 di parziale Casale, e doppia cifra per Ware, si fa stoppare da Ross, deve tergersi il sudore, diciamo così, rinuncia al tiro da 3 da Ross, adesso prova a costruirsi, da una mattonella più centrale di la Wall, palla per da Ross, stava coinvolgendo molto la squadra Mickey McConnell, si gira e realizza 5-8-4-9, tornato a più 9 Verona, Rodney Green scarica su Martinoni, libero Pjeric dall'angolo e non era solo Griccioli. Vediamo da Ross col pallone tra le mani, palleggia per un incorrere in frazione di 5 secondi, poi prende il palo, una cosa pazzesca, attacca Casale con il tiro da 3 che non va e rimbalzo da parte di poi Green e chiude il quintetto Malaventura. Intanto la palla è proprio per il tiro a 3 di Martino sotto, un pallone molto semplice, non lo ha fatto, ma insomma 2-3, palla in attacco per il gialloblu. Sembra quasi a zona, c'è il tiro da 3 per Casale. Allora, attacca intanto Green, spalla a canestro, si prende la stoppata da parte della Wall, però la palla vagante di Butkevicius che sbaglia, vediamo da Ross lottando e poi la palla porterà a questo la partita. Comunque, palla per Westbrook, marcato da Ferrero, gli porta il blocco da Ross, è libero da Ross, adesso riceve, muove col palleggio, va in aria, il tiro è preciso, il tiro è mezzo. Ware si ferma in lunetta, Kevicius si fa ridare la palla, giocano due insieme, poi una palla deviata a Ferrero, fischio arbitrale e fallo, punti, ha fatto la gara per i suoi. Da Ross prende la palla, cerca l'appoggio al vetro, non va, affondata di la Wall a rimbalzo. Verona, Casale che manovra adesso con Green, cambio difensivo, scarica fuori Martinoni, marcato da Ross, prova la tripla, non va, rimbalzo con un po' di fatica ai nostri, e McConnell con l'aiuto di Westbrook, McConnell in posizione di guardia, cerca di giocare a due, però non c'è il passaggio sulla Wall, da Ross invece da sotto, doppia finta,